Il clero a fianco dei lavoratori, la Chiesa sta con chi protesta, il lavoro prima di tutto. Nell'indole della Chiesa essere vicino all'uomo nelle sue diverse situazioni, e questa è una delle situazioni in cui la Chiesa avrebbe fatto un torto il non esserci, perché il Gesù che conosciamo non è un Gesù che forse ci hanno rappresentato sino ad oggi, che è lontano dalla gente, è molto vicino alla sofferenza, alle esigenze. Il Vangelo stesso ce lo racconta in diversi episodi di un Gesù che è costata e si mette a servizio dell'uomo. Pregate costantemente per i lavoratori? Certamente, perché non deve essere qualcosa di episodico, e io lo dico sempre alle persone che incontro quotidianamente, non è un fatto episodico che si chiude oggi con uno sciopero, ma è un'ansia, un qualcosa che interessa la vita dell'uomo e quindi della Chiesa stessa, per cui il pregare è quasi il respiro della Chiesa. Padre Aldo Contrafatto, parroco della Chiesa Maria Ausiliatrice di Butera. Abbiamo preso a cuore questa situazione, perché dire Butera è come dire Gela, perché siamo, si può dire, nell'anima di Gela commercialmente, come cultura, come storia, potremmo dire, quindi non potevamo mancare e speriamo che qualcosa si possa ottenere. Presente alla manifestazione anche la classe forense di Gela. Anche noi siamo molto solidari con i lavoratori e quindi con piacere abbiamo sposato questa iniziativa del Consiglio Comunale di questa manifestazione, proprio perché noi capiamo il momento particolare che sta vivendo questa città e vogliamo essere proprio presenti per dire anche noi ci siamo.